Nuovi cantieri a Pescara. I lavori interessano la parte sud della città a ridosso del polmone verde, ovvero la Pineta d'Annunziana. Le maestranze hanno iniziato ieri in Viale Scarfoglio, ma non sarà l'unica strada che, tempo 2 settimane, avrà asfalto nuovo e sistemazione del dissesto arboreo. Come sottolinea Armando Foschi, presidente della Commissione Mobilità, che oggi ha effettuato un sopralluogo insieme al presidente della Commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore. Via Scarfoglio rientra nel progetto dell'abbattimento dello svingolo a trombetta di San Silvestro Spiaggia. A seguire lavori di riqualificazione in via Modesto della Porta, e via Figlia di Orio, lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche annualità 2024 e con un finanziamento avuto dalla Regione, lo dico grazie al consigliere regionale Vincenzo Rincecco, 40.000 euro per mettere in sicurezza e ripristinare il dissesto di via Cesare De Titta. Dissesto che si può notare in tutte le strade con le radici che creano vere e proprie trappole per i pedoni. Qui l'intervento sarà di manutenzione ordinaria. Ancora Foschi. Qui è manuale, bisogna togliere le betonelle, rimuovere le radici con l'autorizzazione del verde pubblico e dopodiché ripristinare le mattonelle dopo che è stato livellato il marciapiede. Insomma, sarà un mese di aprile almeno per questa zona interessata da diversi lavori. Sì, la riqualificazione urbana attendeva da anni la riqualificazione di questa zona e ci si sta lavorando.